L'American Challenge Cup inizia il suo cammino con una gara della prima fase a gironi. Sono davvero molto curioso di vedere come giocheranno le squadre. Al giorno d'oggi non ci si può permettere di prendere sotto gamba un torneo di preparazione come questo. Milan-Barça è stata soprattutto la finale di Champions del 94. La notte magica di Atene con il tocco verticale interessante. Ecco l'11 titolare del Milan. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco la formazione titolare del Barça. Il loro modulo 4-3-3 prevede dunque due attaccanti larghi e una punta centrale. Sarà interessante vedere in che modo i due tecnici interpreteranno un modulo identico solo sulla carta. Ha calciato in porta la posizione defilata, a giudicare dal risultato forse era meglio un assist. Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Passaggio intercettato. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Ottimo il dive by. Continua la fitta rete di passaggio. La difesa spazza via il pallone. Apre sulla fascia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Prova a sorprenderlo. Pericolo, palla in gioco. Prova la conclusione. Attenzione al tiro. Dembélé. Prova a correre lateralmente il Barcellona. Cosa ne pensi di questa American Challenge Cup, Stefano? Anche tu hai disputato parecchi tornei del genere quando eri giocatore. Certo, Pier, sono fondamentali per la preparazione perché consentono alle squadre di trovare il giusto affiatamento. Un semplice lavoro di tipo atletico non può bastare in vista delle competizioni ufficiali. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Fallo laterale per il Barça. Dembélé. Ci sono spazi per il Barça lateralmente. Cerca il traversone. Attento qui il difensore che allontana. Occhio al traversone. Buono l'appoggio. Vuole il secondo palo qui. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Corner per il Barça. Lejeune. Borini. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sì, Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente... Cerca la rete! Non sbaglia qui Donnarumma. La squadra avversaria riconquista il pallone. La spinta rossonera lungo la fascia. Potrebbe crossare. Crossa verso il centro. Difensore che interviene e libera l'area. Azione interrotta. Decidono di aspettare gli avversari dietro la linea del pallone e poi semmai ripartire. Perdono palla. Un altro ottimo tocco.
Barcellona all'attacco. Dembélé, ecco il tiro. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Cerca la porta. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Milan che va a riposo dunque con la soddisfazione di questo gol che può cambiare la partita anche psicologicamente. Sono curioso di conoscere la reazione dei due allenatori a questo gol nell'intervallo. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. E finisce qui. Siamo così al secondo tempo di questo incontro della prima fase a gironi dell'American Challenge Cup. Sarà una ripresa interessante, Pier. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Firmino. Milinkovic-Savic. Non trattiene, attenzione. E c'è la parata. Si è smarcato con gran classe qui. E qualità. Può metterla da lì. Non riesce a bloccare. Pallone che viene allontanato. Poteva essere un'azione pericolosa. Calcio d'angolo per il Milan. Calcio d'angolo corto. Azione che sfuma. Ci sarà una rimessa dal fondo. Allenatore che sta per operare un cambio. Evidentemente deve aver visto qualche giocatore stanco. Milinkovic-Savic. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima. Occhio al pallone filtrante. Ottima la pressione, qui la difesa si rifugia in fallo laterale. Può essere la mossa giusta per provare a raddrizzare la partita. Dembélé. Sembrerebbe esserci qualcosa di più di un semplice interessamento da parte del Valencia per un obiettivo importante per il rafforzamento della squadra. Sarebbe un colpo importante per qualunque club, ma non penso che lo lasceranno partire tanto facilmente, a meno di un'offerta irrinunciabile. Un altro ottimo passaggio. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversaria. Cross in mezzo, buono l'anticipo del difensore. Milinkovic-Savic. Palla allontanata. Borini. Gran giocata qui. Imprevedibile. Pericolo, ecco il tiro. Milan con il calcio d'angolo a disposizione. Occhio al corner. Spazzano senza problemi. Il portiere dice di no. Ci sarà il corner per il Milan. Palla messa in mezzo. Prova la botta. Centra in pieno il difensore. Milinkovic-Savic. Incredibile, perde palla. Cerca il sostegno dei compagni. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Colpito, è tutto solo. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo.
Matteo, bordocampo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? 15 minuti, ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriore. Gran palla in mezzo. Nulla da fare. E c'è il tiro. Buona la parata impresa da parte del portiere. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Si affidano a una fitta ragnatela di passaggi per togliere ritmo agli avversari. Bisogna anche saper gestire il possesso palla e loro stanno dimostrando di farlo molto bene. De Jong. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Sarà calcio di punizione per il Milan. Il tecnico vuole tenere alta la concentrazione, per questo vanno in campo forze fresche per difendere il risultato. È soddisfatto, direi, di come stanno andando le cose, però non si deve rischiare. Meglio non staccare la spina prima del tempo. Hanno perso palla. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Samu Castillejo. Milan che avanza. Occhio al centro. Prova ad andare. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio al tiro, ha provato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla.